cammendicoli. Per tagli di manzo si intende quindi tagli anatomici muscolari, mentre per ammendicoli si intende qualcosa che sta accanto al bollito, che è o un taglio di o è un quinto quarto, quindi qualcosa di diciamo un avanzo della lavorazione dell'animale, oppure qualcosa proprio che non è di manzo, come la gallina, come il cetrechino, che è solo dal manzo. Tutti gli anni cerchiamo un po' di cambiare sia i tagli anatomici che gli ammendicoli che proponiamo, in maniera che per chi è alla quinta edizione in qualche maniera possa trovare qualche divertimento e qualcosa di diverso ogni anno. Il bollito comunque, il mezzo di cottura e come vengono cotti queste tipologie di carne è la medesima. Si sta parlando comunque di una carne cotta in acqua con più o meno aromi. Quello che quindi vuole la scelta dei tagli e la sua successione vengono scelti perché ci sia comunque una differenziazione sulla tipologia di carne. Quindi avremo dei tagli dove prevale la parte della grassezza, come può essere il reale, lo spilettato, dei tagli dove saranno più duri, più magri, la copertina, poi il sodo. Queste tipologie di carne sono è un taglio magro, essendo un taglio magro bollito sarà sicuramente più rialzo rispetto a una sorra dove all'interno, avendo quel filamento di callo che diventa gelatina, rimane più magro. Quindi noi abbiamo cercato di alternare pezzi più magri, più morbidi, più gelatinosi, in maniera che ci sia un po' di divertimento nell'affrontare la serata, e lo stesso anche gli ammendicoli, in maniera un po' da seguire questo principio, in maniera che possono cambiare e ci possa essere una differenza da un piatto a un altro per alimentare, per rendere diversa una serata, e comunque stiamo parlando del medesimo mezzo di cottura, è tutto comunque bollito. Il fatto è che noi abbiamo bollito questa carne in maniera tradizionale, non è sottovuoto, non è bollito in temperatura, è bollito come lo si fa a Natale in Toscana. Il problema è che se state mangiando un ottimo brodo, i succhi della carne sono andati all'interno della pentola. Potete metterlo a caldo, potete metterlo al freddo, non cambia niente, i succhi vanno nel brodo, quindi la carne rimane rialza, rimane comunque priva dei suoi succhi. Se voi mangiate una bistecca alla fiorentina, dentro al sangue rimangono i succhi. In questo caso non è possibile, quindi noi abbiamo bisogno di qualcosa per integrarlo, dobbiamo chiamare saliva nella nostra bocca per facilitare il mangiare, oppure ammorbidirla attraverso della grassezza. Per questo il bollito ha sempre bisogno delle salse di accompagnamento. Avrete 7 salse, di cui ce n'è una moderna, diciamo, che è la maionese, quindi una salsa a base grassa che reintegra la parte asciutta del bollito attraverso una sensazione di grassezza, quindi maionese e uovo combinato insieme. Le altre sono tutte molto più antiche, più o meno antiche, alcune proprio di origine medievale, come quello del Savore, che è una salsa tipica fiorentina fatta col pane ammollato, le noci, il limone, l'olio, un goccino d'aglio e via dicendo. Poi avremo la salsa rossa, che invece è pomodoro, peperone e peperoncino, che diciamo una salsa rubra, un ketchup ante litteram, la nostra tradizionale salsa verde, in questo caso fatta senza uovo, quindi in maniera un pochino più, quindi con acciuga e cappero. Poi avremo il cren, che è la radice di cren grattugiato con un po' di aceto, quindi attenzione, andateci piano, perché vedete il cren molto aggressivo. La mostarda, quindi un mix di dolce e piccante, e poi credo di avere e poi la salsa di avere, che è fatta invece a base di noci, miele e sera, quindi un po' per spiegarvi un po' le salse. Non c'è un abbinamento particolare tra salsa e pezzo di carne, decidetevelo voi, provatevelo in qualche maniera gustato. Poi accanto ci sarà servita un po' di insalata russa, perché un po' di verdure mi piace. Un po' di divertimento.